Ciao a tutti da Michela. Ciao da Fabio. Vediamo un altro video di ginnastica facciale per distendere i tratti, in questo caso del contorno occhi, e portiamo le dita, in questo caso gli indici, sulla parte laterale dell'occhio, andando a fare uno stretching, quindi allungando proprio quella parte lì verso l'alto e indietro. Quindi verso le tempie andiamo a tirare, andiamo a Sì. strecciare, a fare questo lifting naturale con le dita. Qui Sì, abbiamo il vediamo. dettaglio. Una cosa abbastanza divertente, abbastanza ridicolo. Comunque sì, è efficace, serve. Ne facciamo circa 10-15 ripetizioni, in maniera ritmica e abbastanza lenta. E prima di passare all'esercizio successivo. Naturalmente da fare davanti a uno specchio per Possibilmente sì, per rendersi conto di quanto si sta stretchiando anche. senza ridere, Vabbè. che naturalmente all'inizio può succedere, no? Di rimanere un po' Non solo all'inizio, direi. sì. Allora, qui invece è un esercizio un pochino più completo, perché ci sono gli indici sull'arcata sopraccigliare e i pollici sulle guance, e andiamo proprio ad allargare, come dire, l'occhio per strecciare la parte superiore della palpebra e la parte inferiore dell'occhio, proprio dove ci sono le borse, le simpatiche borse, Sì, con i pollici andiamo a creare un punto fisso che ci permette poi di allungare al meglio tutta la muscolatura che agisce a questo livello. Ricordiamo che i muscoli che lavorano a livello del viso, del volto, sono molti, circa 40 muscoli differenti, molto Eh già. specializzati, che hanno anch'essi delle funzioni di fatto come i muscoli più conosciuti, quelli più grandi del nostro corpo, È che quindi lavorano tanto e durante lavorano la tantissimo, giornata. sì. Bene, niente più zampe di gallina al contorno occhi con questi esercizi di ginnastica facciale. È un viso rilassato, disteso e meno stanco. Esatto. Come quello di un bambino, direi. Cliccate sulle immagini per vedere altri esercizi utili e interessanti da fare a casa. E iscrivetevi al canale. Ciao a tutti e alla prossima. Ciao.